La seconda occasione, un podcast di Parole di Management. Benvenuti e benvenuti alla seconda occasione, il podcast di Parole di Management che parla di economia circolare e della nuova vita dei materiali riutilizzabili. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Aurora Magni, presidente e co-founder di Blumine, società di ricerca e consulenza nata per favorire la transizione dell'industria tessile e della moda verso modelli più sostenibili e circolari. Aurora Magni è anche docente presso la Scuola di Ingegneria LIUC Università Cattaneo e presso diversi master universitari ed enti di ricerca. Grazie di essere qui, Aurora. Grazie a voi. Che cos'è per lei e per Blumine l'economia circolare? È un cambiamento di paradigma economico, di cultura, di modo di intendere il ruolo stesso dell'azienda. In un modello tradizionale, un'industria è concentrata su quello che fa a casa sua. I materiali entrano, raramente ci si preoccupa della loro storia, si punta a rendere il processo di produzione efficiente, il prodotto più funzionale possibile agli obiettivi di produzione, una volta che il prodotto esce, ha una vita sua ma che non interessa più l'azienda. Questo era un po' il modello tradizionale, molto basato su un'idea di efficienza produttiva e di incremento costante dei volumi di produzione. L'economia circolare, con l'approccio più generale a modelli sostenibili di economia, ribalta totalmente questa logica, per cui l'azienda si preoccupa moltissimo delle caratteristiche di sostenibilità di ciò che utilizza, materie prime naturalmente, ma anche tutta la componente chimica, ad esempio, piuttosto che la qualità stessa dell'energia, eccetera. Ottimizza i processi non solo di produzione, non solo per un vantaggio economico proprio, meno consumo, più risparmio anche in termini economici, ma anche proprio in una logica di rispetto dell'importanza che le materie prime, le risorse che utilizzo, hanno nella vicenda di trasformazione. E soprattutto c'è una crescente attenzione a quello che esce dal processo produttivo, la possibilità che questo materiale abbia una durata adeguata, ad esempio, e già questo di per sé è un cambiamento rivoluzionario in un'economia che ha puntato negli ultimi decenni molto su un consumo rapido e su addirittura l'obsolescenza programmata dei prodotti. E quindi questa responsabilità rispetto alla vita che un oggetto, un bene deve avere anche alla fine del suo utilizzo, vuol dire un'assunzione, come dire, di conoscenze, di senso critico, di capacità di rivedere la logica stessa di progettazione di un articolo in funzione della durata, abbiamo detto, ma anche del possibile riuso, della condivisione del bene stesso da parte di più utenti e naturalmente a fine vita del riciclo o della biodegradazione. Questo approccio che si sta affermando con molta importanza, sia perché le aziende ne vedono, oltre al, come dire, l'importanza ambientale, ne vedono anche ovviamente dei vantaggi economici. Tutto quello che posso risparmiare, che riuso, mi consente di non acquisire materia prima vergine, non è banale come cosa, ma risulta fortemente spinto un po' dalla sensibilità nuova che i consumatori hanno, gli stakeholder, cioè c'è una, come dire, un'opinione pubblica che è un po' stanca di un modello basato su un consumo estremamente rapido e un po' irresponsabile dei beni. Un po' perché dal punto di vista soprattutto delle politiche europee in questo momento l'economia circolare sta diventando non un'opzione ma un modello economico che le aziende devono assumere in carica. Ci sono obiettivi ben, come dire, definiti anche da alcune direttive e dal 2020 in particolare l'Unione Europea ha dato veramente delle linee guida su come aiutare il sistema industriale a, come dire, diventare un sistema industriale circolare. Naturalmente non mancano i problemi e anzi c'è un lavoro
enorme, enorme da fare, e le aziende in larga misura hanno, come dire, acquisito questo concetto, hanno sposato questo obiettivo, ma naturalmente da trasformarlo poi in una pratica industriale che dia effettivamente gli effetti sperati non è così facile, non è assolutamente banale. Ecco, infatti, quali sono gli ostacoli che sta vedendo, soprattutto in Italia, alla maggiore diffusione dell'economia circolare lato aziende? Allora, io ho l'impressione che il nostro sistema industriale abbia avuto, come dire, un cambiamento di approccio a questi modelli, come dire, produttivi di consumo estremamente rapido. Cioè, noi questo cambiamento lo vediamo negli ultimi anni, quindi in pochi anni non puoi trasformare, come dire, una realtà tradizionale, convenzionale in un modello talmente innovativo. Quindi ci vorrà del tempo, ci vorranno degli aiuti anche proprio metodologici. Faccio un esempio. Un principio importante dell'economia circolare è che ciò che rappresenta un surplus di produzione, un materiale di scarto, magari perché non ha i requisiti qualitativi idonei o semplicemente perché sono sfridi di produzione, ecco, questi volumi importanti di scarti industriali devono diventare materia prima seconda per un'altra industria, cioè quello che è un'eccedenza, uno scarto per me deve diventare, può diventare un valore per un altro sistema industriale che magari è in grado di riusarlo nello stesso processo industriale, magari lo trasforma e quindi un materiale tessile può diventare un materiale per edilizia piuttosto che del packaging può diventare, che ne so, una pavimentazione tessile. Quindi questa capacità dei sistemi industriali di valutare i materiali che prima finivano in discarica o in termovalorizzatore, per modo di Dio finiscono ancora lì in molti casi, ma valutarli in funzione della comprensione delle caratteristiche potenziali che possono avere trasformati, e la capacità di individuare un mercato che naturalmente ne sia capace di valorizzarli, e dando quindi una nuova vita che non necessariamente sia una vita di qualità inferiore. Vuol dire proprio avere delle conoscenze scientifiche, ma anche delle tecnologie che in alcuni casi abbiamo, perché tutto il sistema del riciclo che abbiamo costruito in questi anni c'è, riguarda una serie di prodotti che sono anche quelli che conosciamo, la carta piuttosto che la plastica, il vetro e così via, ma in altri casi c'è un mondo intero di opzioni che non sono ancora applicabili e che richiedono veramente sforzi molto importanti, sia di, ripeto, acquisizione di conoscenze, perché trasformare un materiale in un altro vuol dire averne una padronanza tecnico-scientifica non banale, considerando che poi spesso i materiali non sono un materiale, ma sono un mix di cose, di materie prime diverse, con una componente chimica rilevante, che può essere una vernice piuttosto che un additivo, piuttosto che una colorazione e così via, e dall'altra parte avere una capacità di intercettare addirittura far crescere una domanda di mercato che a volte richiede veramente creatività, fantasia. Quindi questo significa che l'azienda da sola non ce lo può fare, ha bisogno di un sistema di supporto che consenta, insomma, di mettere in campo competenze diverse, competenze tecniche, competenze scientifiche, biotecnologiche, in molti casi chimiche, competenze di mercato, creatività. E questo è un sistema in larga misura ancora tutto da inventare, non siamo ancora in una situazione ottimale da questo punto di vista. Però credo che non a caso si parli di economia circolare, anche proprio per ribadire il fatto che è una potenziale ricchezza enorme quella che questo nuovo modello ci mette a disposizione. Quindi non stiamo parlando solo
della necessità di ripulire il pianeta, che non è cosa da poco, no? Evitare di mandare cose in discarica, ripulire i corsi d'acqua dalla plastica, evitare insomma gli impatti ambientali determinati dalla produzione di rifiuti che conosciamo bene e dall'altra parte dall'uso enorme di materia prima vergine, che vuol dire quindi insomma andare a chiedere alla natura di fare degli sforzi ben superiori a quelli che i limiti biologici consentono, ma è un processo economico che può creare valore in termini di come dire ricchezza per i protagonisti che vi operano, valore in termini di opportunità di lavoro. Se leggiamo questo grande cambiamento da questo punto di vista, e l'Unione Europea lo sta facendo con grande attenzione, effettivamente abbiamo davanti una miniera di opportunità non facile da gestire, ma certamente molto incoraggiante. Ecco, lei prima parlava di vari settori industriali. Prendiamo l'esempio del settore tessile su cui lei è specializzata. Mi è sembrato che negli ultimi anni soprattutto sia un po' più ricettivo degli altri a questo tema. Assolutamente sì, nel senso che qui un ruolo importante l'hanno giocato secondo me i consumatori, l'opinione pubblica in senso lato, quindi la stampa, i movimenti d'opinione, l'ONG che hanno individuato nella moda e nel tessile, quindi in generale, un settore estremamente importanti, perché tutti ci vestiamo, tutti facciamo shopping, e guai se non fosse così, ma dall'altra parte con un impatto ambientale e sociale molto rilevante. Quindi filiere globali che riguardano, che coinvolgono sia per aspetti ambientali che sociali aree del mondo in forte crescita e che quindi ripercorrono, ahimè, degli errori che noi occidenti abbiamo fatto in passato, che in alcuni casi facciamo ancora, ma che voglio dire avvengono, processi industriali che da noi avvengono in un sistema legislativo di attenzione all'ambiente che in altre parti del mondo non ci sono. Quindi è un settore sicuramente molto critico. Questa attenzione ha fatto sì però che i brand alla moda e quindi conseguentemente la filiera, i produttori di materiali tessili, le nobilitazioni tessili, eccetera, acquisissero una sensibilità rispetto sia al tema della sostenibilità da una parte che proprio specificatamente all'economia circolare, che rappresenta una grande innovazione, anche perché è il settore che ha costruito in parte la sua ricchezza sull'idea del consumo rapido e, Fast diciamo così, fashion, anche molto sì. emotivo, quindi fast fashion proprio nel nostro DNA. Ed è un modello che dobbiamo assolutamente rivedere perché non è sostenibile, ma credo che nemmeno, ad esempio, le nuove generazioni lo vogliano più. Io mi trovo spesso a chiedere ai miei studenti se preferiscono ricevere come regalo un biglietto aereo per fare un weekend a Londra o un capo firmato. E la risposta è voglio andare a Londra, insomma. Quindi c'è un Certo. cambiamento proprio di atteggiamento per cui interessa di più l'esperienza piuttosto che il possesso di qualcosa che poi appunto rischia di. Questo non vuol dire che non ci sia sensibilità verso la moda, anzi, ma proprio perché c'è sensibilità verso la moda, c'è anche una richiesta alla moda di essere più responsabile. Quindi quello che qualche anno fa era impensabile, cioè che brand alla moda utilizzassero ad esempio materiali riciclati per fare le proprie collezioni, adesso invece diventa una cosa che non solo è apprezzata, ma addirittura richiesta. Naturalmente parliamo di capi complicati che contengono elementi diversi, fibre diverse, metallo, gomma, elastomeri, materiali polimeri, fibre naturali, insomma, cose che poi è difficile gestire in una logica di riciclo, cioè è molto più semplice ovviamente riciclare una bottiglia di PET che non un pile, ma pur conoscendo queste difficoltà si sta lavorando molto per raccogliere i capi, separarli, cercare di dare una seconda vita soprattutto
a quelli di qualità, tant'è che sta nascendo, oramai si sta affermando un modello di business basato sul riuso, la rivendita di abiti, gestito tra l'altro spesso in prima persona dagli stessi consumatori. Questi sono segnali secondo me molto forti, perché in fondo la moda vive guardando soprattutto cosa fanno i propri consumatori, quindi c'è uno scambio di informazioni costante e quindi ha imparato a prendere sul serio una serie di sensibilità che qualche anno fa non esistevano, cioè regalare un capusato era un po' offensivo, no? Quando ero giovane io, ma come? Cioè adesso ci scambiamo, abbiamo capito che possiamo distinguere l'utilizzo dal possesso. Posso prendere in affitto una borsa perché mi serve per quell'occasione senza necessariamente acquistarla. Questo, torniamo a quello che si diceva prima, genera dei modelli di business e quindi anche delle opportunità di lavoro e di produrre valore basate proprio sul cambiamento del comportamento. Quindi nell'industria tessile c'è in questo momento molta attenzione sia a come interpretare questi atteggiamenti culturali e come trasformarli in valore, sia come dare delle risposte tecniche al problema di concretamente rigenerare materia prima seconda da articoli così complessi come sono i tessuti, per non parlare degli abiti a fine vita che contengono più tessuti, imbottiture, magari metallo, bottoni, eccetera. Quindi lo scenario che abbiamo davanti è un po' questo. Noi abbiamo anche un obiettivo legislativo concreto, perché già dall'anno scorso avremmo dovuto in Italia avere un sistema rodato di raccolta e gestione della frazione tessile post consumo. Naturalmente siamo nel 2023 e sappiamo bene che ancora questo non c'è, ci sono naturalmente tutta una serie di iniziative di raccolta dell'usato, ma non è certo quello che era previsto dalla legge di cui vi parlavo. L'Unione Europea ha dato un obiettivo un pochino più tranquillo, che è quello di arrivare a avere questa risposta proprio organizzativa dei territori entro il 2025, quindi si sta lavorando, le aziende e anche le società, sia le aziende tessili che fanno moda, ma anche le società che gestiscono la parte riciclo, si stanno attrezzando. Ripeto, non è semplice. Ecco, l'ultima domanda, lei parlava dei materiali appunto che si possono riutilizzare, lei è esperta anche di neomateriali, ci può spiegare che cosa vuol dire questo nella moda, che cosa sono? Allora, noi abbiamo, come dire, fibre tradizionali che sono quelle naturali che conosciamo molto bene, ma anche fibre di più recente generazione, che sono le fibre cosiddette man-made, che in larga misura, in stragrande, derivano dal petrolio, quindi le fibre sintetiche come il poliestere, che è la fibra più diffusa al mondo, piuttosto che la poliamide, l'acrilico, eccetera. E nella nostra storia esiste anche una famiglia che è apparentemente marginale ma molto importante di fibre man-made, quindi non offerte spontaneamente dalla natura ma frutto di lavoro, di fabbrica, che sono le fibre di origine vegetale. Queste che una volta si chiamavano artificiali e che hanno un'anima naturale, ma ahimè hanno un processo produttivo particolarmente critico dal punto di vista ambientale, e che sono una componente non così rilevante di quota, diciamo, di mercato. Si sta facendo un grande lavoro dal punto di vista metodologico per capire, a fronte di questa grande varietà di materiali disponibili per la moda, quali possano essere i criteri per selezionare per ogni famiglia la fibra migliore. Non si tratta più di dire il cotone è più sostenibile del poliestere, si tratta di dire quale cotone e quale poliestere, quindi quali certificazioni, quale storia produttiva, quali sistemi di tracciabilità per ogni lotto di materiale
sono in grado di individuare, di mettere a confronto per individuare quindi la fibra più sostenibile. Sul fronte della ricerca, consapevoli del fatto che le fibre man-made, quindi derivando in larga misura dal petrolio, sono fibre critiche in una logica che ci vuole emancipare dallo sfruttamento dei materiali fossili, le ricerche più recenti vanno ad esempio nella direzione di produrre polimeri non dai combustibili fossili ma da fonte vegetale, e quindi è nata un'offerta interessante di polimeri come dire, che si, in realtà hanno le stesse caratteristiche di quelli convenzionali, ma che nascono ad esempio dai semi di ricino, quindi da un'origine vegetale. Sono ancora marginali, ma cominciano a essere presenti sul mercato, sia per quanto riguarda il poliestere che la poliamide, che il polipropilene, ad esempio. Sono però, è bene saperlo, materiali identici a quegli altri. Non è che perché nascono da una catena chimica vegetale hanno doti migliori, hanno lo stesso problema di rilascio di microplastiche se devono essere, come dire, lavati in lavatrice piuttosto che, quindi parliamo tutto sommato di un problema che ha trovato solo una parte di soluzione. Si sta lavorando molto sulle fibre cosiddette artificiali per riuscire ad avere appunto fibre man-made di origine vegetale, quindi con una componente biologica rilevante, ma realizzata in condizioni di sicurezza ambientale. Mm-hmm. E questo è certamente un altro filone importante che arriva ad esempio a tracciare l'origine stessa della componente vegetale. Quindi si parla ad esempio di viscosa ottenuta da forestazione responsabile. Quindi vedete, da una parte si lavora proprio sulla caratteristica chimica, tecnica del materiale, ma dall'altra parte è fondamentale avere tracciata l'origine e sapere esattamente qual è la storia che ti riporta, ad esempio, nel caso di una viscosa nella foresta, per essere sicuri che la produzione viscosa non abbia sacrificato, ad esempio, quote di patrimonio forestale importante, ma sia riconducibile a una gestione responsabile delle foreste, quindi devi avere un sistema di certificazione che te lo garantisce, mentre ad esempio nel cotone si ha la necessità di sapere esattamente qual è la storia di quel lotto di cotone, sia dal punto di vista ambientale che ad esempio dal punto di vista sociale. Sapete che spesso il cotone si trascina delle storie di sfruttamento di bambini, di lavoro infantile, piuttosto che di popolazioni fragili e così via. Quindi o politicamente non gradite. Quindi avere, come dire, strumenti di tracciabilità della materia prima è importantissimo, ed è uno dei problemi che l'industria, con aiuto ovviamente dell'industria informatica, ma anche proprio di metodologie che si stanno mettendo a punto, sta affrontando, e anche questa è sicuramente una cosa nuova rispetto al modello che vi descrivevo, in cui appunto ti occupavi della tua azienda solamente di quello che entrava in stabilimento, di quello fino al cancello, diciamo. Adesso invece vai a vedere esattamente la storia di ogni lotto. Quindi la ricerca, poi naturalmente non mancano ricerche molto avveniristiche su nuovi materiali. Pensate come la stampa 3D sta modificando anche proprio la costruzione dei capi moda, e non parlo solamente di architetture fantastiche indossate in filate che sono quasi più opere d'arte e cose teatrali che non, come dire, esposizione di beni di consumo, ma la stampa 3D si sta risolvendo un sacco di problemi, ad esempio nella costruzione degli accessori piuttosto che dalla gioielleria e così via. Quindi ci sono soluzioni tecnologiche che fino a poco tempo fa non c'erano. Ci sono ancora molti problemi da risolvere, perché ad esempio tutti noi vorremmo essere sicuri che un capo impermeabile non sia un problema ambientale. In realtà l'impermeabilizzazione dei tessuti lo è ancora, quindi insomma nemici da abbattere ne abbiamo tanti. Però questa nuova alleanza tra mondo della ricerca, industria
e stakeholder, cioè mondo della cultura che ruota intorno a un fenomeno così importante come quello della moda, insomma, sta definendo delle nuove strade che porteranno, secondo me, a delle soluzioni molto interessanti. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, quello no, non dobbiamo berci tutto quello che ci viene raccontato. C'è molto greenwashing nel mondo della moda, uh-huh, naturalmente, ma sì, dobbiamo, con tutte queste precauzioni, io mi sento di dire che abbiamo fatto dei salti in avanti veramente importanti in questi anni, perché 10 anni fa questi temi nel mondo della moda non erano affrontati, almeno non con questa diffusione. C'erano aziende molto sensibili, ma altre che ti dicevano: no, io faccio la moda, la mia, la più bella del mondo, non ho bisogno di confrontarmi su questi temi, ma come si permette, insomma. Quindi c'è un po' questa presunzione di essere al di sopra delle parti, no? Invece no, anche sapere da dove viene il tuo tessuto, da dove, come dire, quali processi sono stati messi in campo e quanto costa trasferire una produzione da un punto all'altro del pianeta. Ecco, questi sono fattori che qualificano, insieme a come bello e come elegante questo capo, qualificano il capo. Io la ringrazio per tutti gli spunti che ci ha dato e per aver partecipato al podcast. Grazie a voi, è stato un piacere. E vi do appuntamento alla prossima puntata.